Penso ci voglia molto poco, molto poco. La parola più giusta, penso che sia la più normale, amore, amore per questo territorio. La strada è in una sola parola chiave, collettività. Speriamo di aver dato un esempio con la fatica anche fisica che per valorizzare, non rivalorizzare, perché questo territorio probabilmente non è stato mai valorizzato, si può anche partire dal basso. Non abbiamo chiesto aiuto a nessuno e fortunatamente in tanti hanno risposto a questo nostro richiamo. Il merito ovviamente è tutto di mio padre che da solo in 400 giorni ha bonificato praticamente un'area stupenda che speriamo possa prendere vita da ora in poi. Siateci e viva il Vivi Vesuvio Festival e l'associazione Vivi Vesuvio nel rumore del silenzio. Grazie. Tutto comunque quello che è successo comunque negli ultimi credo 100 anni è che comunque non hanno pensato che poi dopo arrivavano altre popolazioni, altre persone, arrivavano i propri figli, i propri nipoti comunque che poi avrebbero abitato quasi matematicamente le proprie terre, invece comunque di disseminarla comunque di munnezze comunque avrebbero potuto pensare al nostro futuro, come io che da poco sono diventato papà, cerco di pensare al futuro comunque di mia figlia, avrebbero dovuto comunque pensare, molto spesso comunque le varie mafie, le varie camorre comunque hanno disseminato di munnezze comunque addirittura le proprie terre. Al sud di questa vita, allora, più basso, più basso, più basso. Un intermezzo, un po' più giù. Ma non c'è sta fatica, come mi sono... Nella spia. Quindi non con la siamo messa bassa. Ehi, hey, Doni! Sì. Poco, poco. Sì. Pure a me, eh. Enzo, ti sta venendo a pigliare. Buonasera, un preavviso.